Ronaldo, oggi era una partita particolare, per voi non c'erano grandi motivazioni, ma c'era la voglia di fare bene al cospetto di una squadra che era già nei playoff. Sì, questo è vero, comunque avevamo voglia e volevamo comunque chiudere bene il campionato. Alla fine secondo me abbiamo fatto anche una buona partita e niente, diciamo che abbiamo perso, però comunque abbiamo dimostrato che abbiamo dato tutto. Avete dato tutto, ma avete anche dimostrato che potevate ambire a questi playoff. Peccato per qualche battuta d'arresto che probabilmente vi ha un po' tagliato le gambe, perché come diceva il mister, 30 punti in questo girone di ritorno è una media sicuramente da spareggi. No, quello sicuramente, abbiamo fatto un girone di ritorno importante dopo aver partito un po' male il campionato, però... diciamo che abbiamo fatto sognare un po' i tifosi, abbiamo sognato pure noi e purtroppo 2 o 3 partite abbiamo perso l'opportunità di entrare nei playoff, però secondo me alla fine tutto sommato diciamo che abbiamo fatto un campionato buono e ci siamo salvati forse con 5-6 partite di anticipo. E io comunque c'ero l'anno scorso, lo so quanto abbiamo sofferto. E perciò secondo me questo campionato è stato molto buono. Invece il campionato di Ronaldo, tracciamo un po' un bilancio della tua seconda esperienza in maglia granata. No, diciamo che questo è stato molto più positivo, perché comunque dopo un inizio che non ho giocato tanto, dopo ho giocato con continuità e a parte 3-4 partite che forse ero un po' sottotono, però comunque le altre sono riuscito a fare abbastanza bene e secondo me ho fatto un campionato positivo. Oggi è arrivata anche una rete, bella, una conclusione dalla distanza, ci hai provato spesso nell'arco del campionato, oggi è arrivato il gol. No, infatti diciamo che è meglio tardi che mai, normale che avrei voluto fare prima questo gol, però comunque oggi ci tenevo perché... volevo dedicarlo a mio nipotino che è in Brasile, che non sta tanto bene.